Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sei amore, sia santificato il tuo volere, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo sia gloria nei nostri cuori. Sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre, tu che sei la vita vera. Dal Libro di Cielo, volume 14, 16 luglio 1922. Avendomi detto il confessore di dover far copiare dai miei scritti sulle diverse virtù di cui il benedetto Gesù mi ha fatto scrivere, mi sentivo in me una pena, un martirio nel fare uscire fuori ciò che Gesù mi aveva detto. Onde nel venire il benedetto Gesù gli ho detto: Amore mio, solo per me questi martiri, che io stessa debba essere strumento di mettere fuori ciò che tu mi hai manifestato. Molto più che dovendo mettere fuori ciò che mi hai detto, sono costretta in certe cose a mettere fuori anche me stessa. Mio Gesù, che martirio, eppure sebbene con strazio sommo dell'anima mia, sono costretta ad obbedire. Dammi la forza, aiutami, solo per me questo. Hai detto tante cose agli altri, gli hai fatto tante grazie, nessuno ha saputo nulla. E seppure dopo la morte si è conosciuto qualche cosa, il resto è restato tutto sepolto con loro. Solo a me toccava questo martirio.
E Gesù, con tutta bontà, mi ha detto: figlia mia, coraggio, non ti abbattere troppo. Io sarò con te anche in questo. Innanzi al mio volere, il tuo deve scomparire. E poi è la santità del mio volere che vuole essere conosciuta. Eccone la causa. La santità del vivere nel mio volere non tiene via, né porte, né chiavi, né stanze. Invade tutto. È come l'aria che si respira, che tutti debbono e possono respirarla. Solo che lo vogliano e che mettano da banda il volere umano, il volere divino si farà respirare dall'anima e le darà la vita, gli effetti, il valore della vita del mio volere. E se non viene conosciuto, come potranno amare e volere un vivere così santo, che è la gloria più grande che può darmi la creatura? La santità delle altre virtù è bastantemente conosciuta in tutta la Chiesa e chi vuole può copiarla. Ecco perciò che non mi sono dato premura di moltiplicare la stessa conoscenza. Ma la santità del vivere nel mio volere, gli effetti, il valore che contiene, l'ultima pennellata che darà la mia mano creatrice alla creatura per renderla simile a me, non è conosciuta ancora. Ecco perciò tutta la mia premura che si metta fuori ciò che ti ho detto. E se ciò tu non facessi, verresti come a restringere il mio volere, ad imprigionare in me le fiamme che mi divorano ed a farmi ritardare la completa gloria che mi deve la creazione. Solo voglio che le cose escano fuori ordinate, perché una parola che manchi, un nesso ed un connesso, un periodo spezzato, invece di gettare luce, mi getteranno tenebre e invece di farmi dare gloria e amore, le creature resteranno indifferenti. Perciò sii attenta, ciò che ho detto io voglio che esca intero. Ed io, ma per mettere tutta intera la parte tua, sono costretta a mettere parte della mia. E Gesù, e con ciò che vuoi dire? Se la via l'abbiamo fatta uniti, vuoi che esca solo in campo? E poi chi debbo additare e mettere come esempio da imitare se colei che ho ammaestrato e tiene la pratica del modo come vivere nel mio volere non vuole essere conosciuta? Figlia mia, questo è assurdo. Ah Gesù, in che labirinto mi getti? Mi sento morire, spero che il tuo fiat mi darà la forza. Togli il tuo volere ed il mio fiat farà tutto. Bene, questo brano, comprendendo occasione contingente, dalle consuete, diciamo, rimostranze di Luisa nel dettagliare su tante cose che inevitabilmente avrebbero coinvolto anche la sua sfera personale, la sua intimità ed anche quella proverbiale riservatezza che hanno i santi e che è di per sé una cosa non buona, molto buona. Riservatezza è una grandissima virtù e anche il non desiderare che gli affari nostri, diciamo così, siano messi al pubblico dominio. Ecco, però qui Gesù fa comprendere il numero uno, come anche questa, cioè, come in alcuni valori, diciamo così, quando non sono imprescindibili e tali da chiamare in causa, ecco, dogmi di fede o di morale, occorre discernimento perché alcuni valori possono cedere il posto a valori più importanti, a necessità più impellenti. E quindi già questo è un insegnamento indiretto sul nostro discernimento, no? Non deve stupirci questo perché se qualche giorno fa abbiamo riascoltato chi va nella messa feriale, il passo dove Gesù dice chi viene a me e non odia suo padre e sua madre, la nuova traduzione dice e non mi ama più di quanto ami suo padre e sua madre, non può essere mio discepolo, no? Questo è il classico esempio, cioè perfino
l'amore al padre e alla madre, insomma, che l'amore è sacro, santissimo, e guai a chi disonora il padre e la madre, qualora dovesse entrare in conflitto certo e sicuro con una determinata, chiara, evidente volontà di Dio, coinvolgente la sua guerra di Gesù, deve cedere il passo. Ecco, quindi, perché, diceva un sacerdote di mia conoscenza, Dio solo è assoluto, questo dobbiamo ricordare sempre. Dio solo è assoluto, cioè sciolto da tutto e viene prima di tutto, e i suoi voleri vengono davanti a tutto e a tutti. Questo per chi ovviamente desidera servirlo, desidera amarlo e fare quello che lui vuole. Quindi questa è la circostanza contingente. Allora, primo spunto di meditazione importante è che Luisa, sulla base di questo valore, quindi un'obiezione giusta, stava però resistendo alla volontà di Dio di fatto. E Gesù comincia la sua esortazione e la chiude dicendo: innanzi al mio volere il tuo deve scomparire all'inizio. E alla fine togli il tuo volere, quindi tutto quello che c'è dentro, quello che lui dice, è circoscritto. Quindi esegesi si chiama inclusione, questa figura letteraria, tra queste due espressioni: il tuo deve scomparire, il tuo volere deve scomparire, togli il tuo volere. E anche questo è un importantissimo per noi punto di meditazione. Allora, la divina volontà può portarci tante volte in situazioni davvero incresciose, davvero dolorose, davvero per certi aspetti insopportabili forse. Solo che il problema è questo. Che facciamo trovandoci dinanzi a una situazione di questo genere? Ci irrigidiamo? Ridiamo vita al nostro volere umano? Dice, no, 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 signore, questo no. Questo proprio no. Allora, è evidente che a tutti questa debolezza può capitare. E se capita, io ritengo che sia bene confessarla, d'accordo? Certamente. Come peccato mortale o come cosa di questo, però bisogna comunque, per chi vuole vivere nella divina volontà, prenderne atto e riconoscere, rialzarsi e riprendere il cammino. La cosa fondamentale è non perdere mai la bussola, cioè non fare mai in modo che dietro anche apparentemente santi pretesti, come in questo caso, si possa nascondere e andare a risorgere la nostra volontà umana. Ripeto, questo è un processo dolorosissimo in certe circostanze, però bisogna farlo, cioè io non me la sentirei, io smetterei di fare qualunque tipo di discorso sulla divina volontà se almeno da un punto di vista teorico, poi ripeto, dal punto di vista pratico, i capitomboli ci possono stare, ma di questo non ne fossi convintissimo. Come faccio ad andare a fare una catechesi sulla divina volontà se il Signore mi mettesse davanti una cosa, per quanto possa essere brutta e dolorosa, e io dico: no, Signore, questo proprio no. Questo non si può. Non si può. Non si può fare. Perché è un atto di imposizione della nostra volontà su quella divina. Altro che scomparire, altro che togliere, questo è un anteporlo il volere umano. Allora mi dilungo, cioè mi soffermo su questa cosa, perché qui si toccano dei punti dove possono cadere anche gli astri del cielo, le stelle del cielo. Quindi il nostro, diciamo, confronto con la volontà di Dio, in particolare, qui io faccio riferimento a quello che accade a tutti i livelli, ripeto, a tutti i livelli, personale 1.
collettivo, lavorativo, familiare, ecclesiale, parrocchiale, diocesano, mondiale, nazionale, cittadino, insomma. Ecco. È evidente che tante volte la divina volontà si manifesta come permissione, quindi viene permessa un male, una sofferenza, un problema, un guaio, una situazione sgradevole, una persecuzione, una cosa addirittura brutta che offende il nostro Signore, qualunque cosa. Il problema è: non devo mai perdere la bussola, mai, come dire, dimenticare che sì, quella cosa è successa, certamente non è una cosa buona, quindi non può volerla Dio, come dire, perché Dio non può volere il male morale, no, come con volontà intenzionale, però questa cosa è accaduta, quindi piango, nessun problema, soffro, nessun problema, soffro tanto, nessun problema, mi si spacca il cuore, nessun problema. L'unico problema sarebbe se la mia volontà si opponesse e reclamasse e tornasse a reclamare i suoi diritti. Questo sarebbe un problema, questo qui. Allora tutte quante le belle parole, le belle meditazioni, le belle considerazioni sulla divina volontà se ne andrebbero, come dire, a ricevere una bella benedizione, ma rimarrebbero flatus vocis, dicevano i romani, parole nel vento. Ecco, questo è fondamentale, io penso. E bisogna fare molta, molta attenzione a quando le nostre opposizioni ai divini voleri sono fondate su sante ragioni, perché questa su cui si impunta un pochino Luisa, alla fine cede, ma con fatica, no? Perché dopo tutta la rassegna di Gesù dice: sì, Signore, però in che labirinto mi getti, mi sento morire, spero che il tuo Fiat mi darà la forza. Quindi ha un po' ceduto, ma ancora, ecco, qualche piccola, ecco, resistenza c'è. Quindi attenzione, lo dico a me e lo dico a qualunque amico, amica, fratello, sorella, ecco, ascolterà queste povere parole, attenzione ai santi pretesti in nome dei quali il nemico cerca di far risorgere la nostra umana volontà. Che dobbiamo sempre ricordare, peggio dell'araba fenice, peggio dell'araba fenice. Quando sembra che sia un po' addomesticata e un po' sottomessa, subito, se non si fa attenzione, quelle ceneri si ricompongono e avviene la risurrezione. E ci ritroviamo con questa cattiva compagnia, ecco, dell'umana volontà. Questo come prima cosa. Poi entriamo nel merito di quello che Gesù ha detto, cioè dove spiega perché lui chiede a Luisa questo sacrificio, e chiaramente dalla motivazione passa poi a parlare di nuovo del dono. Tra le lamentele che Luisa aveva fatto era: ma perché sta cosa proprio a me? Ecco un'altra. Gli altri santi no. E io invece mi dà, dice, gli affari loro se li seppellivano, d'accordo? Forse dopo la morte usciva fuori qualcosa, ma in vita non usciva fuori niente. Dopo la morte usciva fuori quelle cose che erano di pubblico rilievo, ma gli affari loro se li sono portati nella tomba. Vero, tra l'altro. Ecco. Però vediamo come anche dietro quest'altro ragionamento, ecco, comprensibile, sta poraccia, si cela nuovamente la vita del volere umano. Gesù, qui andando incontro alle difficoltà della sua figlia, spiega, dice: guarda, figlia mia, ascoltami bene.
Cioè, la santità delle altre virtù è abbastanza conosciuta in tutta la Chiesa e chi vuole la può copiare. Ce ne sono di tutti i gusti, di tutti i tipi, santi e sante canonizzate, di tutte le spiritualità, di tutti gli stili di vita, di tutti gli stati di vita. Ecco, da poco abbiamo celebrato la bellissima festa di ogni santi, ecco, che dovrebbe essere sempre più valorizzata, e qui non dovremmo permettere che ci sia, come di fatto spesso accade, espropriata da altre cose, però parliamo di questo oggi. E i santi ne mostrano quanti ne vogliamo, insomma, di itinerari. A pubblica disposizione basta soltanto avere la pazienza di leggersi le loro biografie e, per chi le lascia, di leggersi i loro scritti. Quindi. Ma qui no. Di questa santità del vivere nella divina volontà non se ne era parlato in questi termini. In quali in particolare? La santità del vivere nel mio volere, Gesù dice, non la santità del fare la mia volontà, che è universale. Gli effetti, il valore che contiene, non è conosciuta ancora. Quali sono gli effetti che produce? Adesso noi dovremmo, tanto per meditare, li dovremmo sapere, no? Gli effetti che produce sono effetti benefici, di grazia su grazia, di santità, di amore, abbiamo visto ieri, no? Cosa producono gli atti fatti nel divino volere? Santità, luce e amore. Per chi li fa, essi diffondono dappertutto per la infinità e universalità del divino volere a cui sono uniti. Il valore che contiene. Il valore è un valore infinito, perché trasformando gli atti umani in atti divini, un solo atto fatto nella divina volontà è... per il fatto di essere compiuto nella divina volontà, quindi di avere come principio non una cosa finita come un essere umano e la sua umana volontà, ma una potenza infinita, quella la volontà divina, assume un valore infinito. Il famoso punto d'ago della Madonna che superava il martirio di San Lorenzo, no? Questo è il valore che contiene. Effetti e valore. E quindi, perché questo possa essere ben conosciuto, vale la pena il sacrificio di Luisa, di rinunciare alla sua privacy oggi, per amore di Gesù. Attenzione. Ultimo punto di considerazione, anzi penultimo, è che la santità del vivere nel divin volere, Gesù spiega, non tiene né via, né porte, né chiavi, né stanze, invade tutto. È come l'aria che si respira, che tutti debbono e possono respirarla. Questa attenzione, perché la vita nella divina volontà è un alzare un velo su una realtà che è già in atto. Abbiamo già meditato tante volte. Io in questo momento che sto parlando, per esempio, sto respirando, non mi accorgo che respiro, ma sto respirando, d'accordo? Ma nell'aria che respiro e nel processo stesso della respirazione, la divina volontà c'è, perché il processo di respirazione per il mio organismo, con tutto ciò che quello comporta, quindi l'emissione dell'ossigeno, l'ossigenazione del sangue, l'emissione di anidride carbonica, eccetera, eccetera, insomma, no? Chi è che l'ha disposto? Chi è che ha fatto il corpo umano così? Il nostro Signore. Ecco, così la stessa maniera, sto parlando perché, anche se non mi accorgo, il sangue circola nelle mie arterie a altissima velocità, e a me non mi sembra che ci sia niente che si muova dentro di me, torna indietro nelle mie vele, le corde vocali adesso stanno, come dire, lavorando, e il mio spirito sta pensando, connettendo idee, concetti, formulando espressioni, speriamo, di senso compiuto, almeno che siano di senso compiuto, poi che siano giovevoli, buone o cattive, lo lasciamo giudicare all'Altissimo, io lo spero, ma non ne posso essere certo, e
I miei occhi stanno chiaramente puntati sul testo che sto meditando, quindi quante cose che si stanno facendo, ma dietro tutte queste cose c'è la divina volontà. Ecco perché, ma dentro l'ossigeno che sto respirando, dentro la composizione dell'aria che caratterizza l'atmosfera terrestre, c'è la divina volontà. Attenzione, non come panteismo, non come tante volte ce lo siamo detto, non è che c'è Dio così come è dentro la molecola dell'aria, no? Ma dentro la molecola dell'aria c'è una sua operazione compiuta attraverso la sua volontà, perché è lui il creatore dell'aria. Il creatore, ecco, quindi non è che si confonde con l'aria, questo è il panteismo, non è che io respirando mi riempio di Dio per il solo fatto stesso di respirare, no, però ecco, se venga a conoscere la santità nella divina volontà, io posso dire vieni divina volontà nel mio respiro, io metto il mio ti amo in ogni molecola di aria che sto respirando, ma metto anche il mio ti amo in ogni molecola di aria e di ossigeno che hanno respirato Gesù e la Madonna quando erano sulla terra, per riempirli dei miei ti amo moltiplicati all'infinito per quanti atomi di idrogeno, di ossigeno sono entrati nelle loro narici. E questo non è un giochetto, non è, dicevo qualche giorno Gesù, fantasticare, d'accordo, una vita di pie fantasie, di chi si spezzi, si va insomma a farsi, come dire, le sue uscite strane, insomma, in questo strano mondo di strane fantasie spirituali. No, no, sono cose reali. Ecco. E come si fa? Solo che lo vogliano e che mettano da banda il volere umano, il volere divino si farà respirare, bellissimo questo dall'anima, e darà la vita, gli effetti, il valore della vita nel mio volere. Quindi, perché questo accada, occorre volerlo e mettere da banda il volere umano. Ecco perché ci siamo soffermati su quell'inclusione: il tuo volere deve scomparire e togli il tuo volere. Perché se questo non accade, il resto diventa tutto quanto pia illusione. Ecco. Ma se questo accade, ma questo Gesù spiega non può accadere se non viene conosciuto, e quindi tu, figlia mia, devi rinunciare alla tua privacy, perché se non viene conosciuto non potranno amare e volere un vivere così santo, che è la gloria più grande che possa darmi la creatura. E l'ultimissimo punto di considerazione è l'ordine e la precisione, diciamo così, a cui Gesù richiama Luisa. Attenzione che voglio che le cose escano fuori ordinate, perché una parola che manchi, un nesso ed un connesso, un periodo spezzato, sarà un guaio. Che invece di gettare luce mi daranno problemi, mi creeranno problemi, renderanno più difficilmente comprensibili alcune cose, addirittura potranno anche dare l'esca a nemici e detrattori per andare a trovare i cavilli, i peli nell'uovo, le quisquiglie, le frasi ambigue, possibilmente che possano essere mal interpretate, addirittura a creare problemi. Quindi, in questo senso, vedete come Gesù responsabilizza l'attività affidata da lui a Luisa perché sia svolta nel miglior modo possibile. Attenzione anche a non cadere mai nel fatalismo, cioè sì, adesso io faccio quello che posso, il resto farà tutto quanto la volontà di Dio o lo Spirito Santo, questa terza persona della Santissima Trinità che bisognerebbe chinare la testa ogni volta che lo si nomina, perché è la terza persona divina, e nel credo che si recitava nella Santa Messa Gregoriana, qui con Padre et Figlio simul adoratur e con glorificatur, si chinava la testa, per ricordare che lo Spirito Santo è Dio, insomma, quindi non possiamo invocarlo a sproposito o nominarlo a sproposito. Quindi, cioè, il nostro impegno nel mettere nell'eseguire bene le cose che il Signore ci affida deve essere è oltremodo richiesto, cioè starci con la testa, cercare di tendere al massimo ordine e alla massima perfezione possibile, perché la volontà di Dio non si sostituisce a noi facendo la tappabuche tutti quanti i guai che facciamo per negligenza o per grossolanità, assolutamente. Quindi quello che dobbiamo metterci noi, la vita nella divina volontà, non è vita di passività quietistica, ma è vita di iperattività ordinatamente e santamente compiuta. Anche questo occorre tenerlo sempre presente e non dimenticarlo mai.
O Santa Vergine Maria, ti ringraziamo anche di quello che, per mezzo di te ringraziamo il Signore per quello che abbiamo meditato anche oggi. Con bel respiro lo facciamo nella divina volontà, ecco, sperando che presto la nostra vita diventi un ininterrotto respirare questa volontà divina che ci circonda, che però deve essere conosciuta, riconosciuta e fatta nostra attraverso tutto ciò che concerne la vita nella divina volontà, che piano piano il Signore ci sta insegnando e che piano piano tutti stiamo cercando, con il tuo aiuto, di imparare. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.